Inflazione stabile a febbraio. L'Istat stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo aumenti dello 0,1% su base mensile e dello 0,8% su base annua, come a gennaio. La stabilizzazione dell'inflazione è il frutto di andamenti contrapposti di diversi aggregati di spesa. Rallentano i prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona, oltre a quelli sull'abitazione. Al contrario, si attenua la flessione dei prezzi degli energetici e accelerano quelli dei tabacchi e dei servizi relativi alle comunicazioni. Nel mese di febbraio l'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimenti freschi, rallenta da più 2,7 a più 2,3% e quella al netto dei soli beni energetici da più 3 a più 2,6%. L'Istat ha diffuso anche i dati sulle vendite al dettaglio di gennaio. Su base mensile c'è stato un calo dello 0,1% in valore e dello 0,3% in volume, mentre rispetto allo stesso mese del 2023 si è registrato un aumento dell'1% in valore, mentre in volume c'è stata una flessione del 2,1%. Il gruppo WeBuild ha chiuso il 2023 con risultati a doppia cifra. I ricavi hanno raggiunto i 10 miliardi di euro, in crescita del 22% rispetto all'esercizio precedente. L'utile netto è raddoppiato e ha toccato i 360 milioni. Il margine operativo lordo è stato di 819 milioni con un incremento del 43%. Il consiglio di amministrazione del gruppo ha approvato il bilancio consolidato e il bilancio d'esercizio. Abbiamo ulteriormente consolidato il percorso di sviluppo avviato nel 2012 con risultati ai massimi storici resi possibili da una strategia chiara e consistente supportata dai megatrend strutturali a livello globale che stanno dando un forte impulso agli investimenti in infrastrutture, sottolinea una nota del gruppo. Il CDA ha proposto all'Assemblea un dividendo di 0,071 euro per azione ordinaria, in crescita del 25% rispetto al 2022, e di 0,824 euro per azione di risparmio. WeBuild si è dimostrata anticiclica, afferma il direttore generale Massimo Ferrari. Abbiamo battuto la crescita del PIL di tutti i paesi in cui operiamo, sovraperformando i nostri concorrenti. Enasarco ha chiuso il 2023 con risultati positivi e nel 2024 punta a accelerare sugli investimenti in economia reale. Ne ha parlato Alfonsino Mei, presidente dell'ente previdenziale, in un'intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. L'ultimo CDA, parliamo di numeri importanti, sì. Ha approvato il bilancio consuntivo relativo al 2023. Risultato economico positivo, 237 milioni di euro, più 400%. Più 400%, c'è da aggiungere la parte praticamente del FIR, che arriviamo più, sono 39 milioni, arriviamo a 276 milioni, stiamo toccando quasi circa il 500% rispetto all'anno scorso. Questo appunto è stata una buona e sana gestione sulla parte degli investimenti, razionalizzazione delle spese, stiamo anche lì verificando tutto un processo sull'immobile, quindi mettere a reddito gli immobili, e quindi stiamo attuando un processo, voglio dire, per l'ente molto importante. Raggrupperemo tutto il patrimonio immobiliare, quindi daremo per quest'anno 2024 una svolta anche in questo, continueremo con gli investimenti in economia reale e insomma spero di superare questo 500% anche l'anno successivo. Il vero avvio della riforma fiscale sarà il 30 aprile. Da quella data potrà operare pienamente il principio del contraddittorio in coerenza con la riforma dell'accertamento. E questo l'orientamento espresso in un apposito atto di indirizzo emanato dal MEF al fine di chiarire da un punto di vista operativo la concreta applicazione delle nuove disposizioni ed in particolare l'efficacia del nuovo articolo 6 bis della legge numero 212 del 2000, cioè la norma che regola il contraddittorio obbligatorio.